A me piace guardare il bicchiere mezzo pieno sempre. La squadra ci ha provato dal primo all'ultimo minuto, a tratti non ci è riuscita, però per lunghi periodi della partita sicuramente abbiamo creato i presupposti per provare a vincerla. E credo che con un po' di lucidità in più nel finale, dove non siamo stati bravi come dovevamo, potevamo fare qualcosa di diverso e provare veramente a ottenere il massimo come avremmo voluto. Non ci siamo riusciti, però quando non si può vincere è importante anche non perdere e fare un passetto avanti che ci fa guadagnare una posizione in classifica e ci fa aggiungere un punto che alla fine, insomma, fa sempre comodo. Credo che abbiamo disputato un primo tempo in cui non abbiamo quasi mai sofferto gli avversari e il quasi mai, purtroppo, nell'unica volta in cui hanno oltrepassato la metà campo ci hanno punito. Non è facile giocare due partite casalinghe, quasi 180 minuti in rincorsa. Oggi non era scontato recuperarla perché la squadra davanti aveva grande esperienza, aveva fatto un blocco davanti alla difesa e ripartiva con attaccanti di qualità, di gamba e di fisicità. L'abbiamo ripresa con un grandissimo sforzo, ci è mancata la lucidità nel finale di creare i presupposti per provare a vincerla perché nel finale siamo stati meno bravi di come avremmo dovuto e quindi abbiamo anche forse rischiato di perderla all'unico momento della gara. Però portiamo a casa questo punticino e guardiamo avanti con fiducia sapendo che ci aspetta una gara in cui ci sarà bisogno di tante energie e quindi dobbiamo recuperare in fretta tutte le forze perché sabato è una partita importante per noi e vogliamo ben figurare. Abbiamo fatto la partita scorsa in cui non abbiamo disputato un buon primo tempo, credo che nella ripresa eravamo stati bravi nel ribaltarla e l'avremmo potuta portare a casa con un pizzico di malizia in più, non ci siamo riusciti. Oggi è una partita diversa perché nel primo tempo abbiamo sofferto poco, dopo 10 minuti purtroppo nell'unica azione ci hanno fatto gol e non è facile ribaltare le partite, poi quando ci siamo riusciti forse abbiamo sprecato tantissimo in queste due partite e non abbiamo avuto la lucidità nel finale di capire che andava un attimo rallentato il ritmo per portare la palla tutti insieme più avanti e creare i presupposti per provare a vincerla. Non ci siamo riusciti, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e portiamo a casa questi due pareggi che purtroppo avremmo voluto fossero due vittorie. Non è stato così, però 2 punti hanno mosso la classifica, andiamo avanti. Credo che stiamo facendo un campionato positivo e tutti insieme dobbiamo avere la forza di capirlo, perché è ancora lungo e difficile, ci sarà bisogno di continuare a camminare, sperando di riuscire a correre per ottenere qualcosa di positivo. Un avversario che ha fatto benissimo fuori casa, e in casa ha regalato qualche partita di troppo. Anche non meritando perché hanno fatto anche delle ottime partite poi buttate nel finale, hanno qualità, giocano insieme da tanti anni, sanno quello che vogliono, ma credo che di fronte troveranno un Bari che venderà cara la pelle perché vogliamo continuare la nostra striscia positiva. Queste sono state 2 partite diverse perché domenica scorsa se avessimo portato a casa il bottino pieno sicuramente staremmo parlando di qualcosa di diverso, non ci siamo riusciti per nostre colpe e per nostra ingenuità. Questa è stata una partita diversa dalla scorsa, affrontavamo un avversario difficile, ci abbiamo provato, non abbiamo creato tantissimo nel primo tempo, ma credo che nella ripresa abbiamo messo i presupposti per pareggiarla, poi quando ci siamo riusciti abbiamo provato a vincerla, non ci siamo riusciti e ci accontentiamo di questo punto perché ci fa fare un passetto avanti che credo possa essere importante in questo rush finale. Sono contento per Jure perché è un altro ragazzo giovane che ha questa società, perché sono patrimoni importanti, i ragazzi giovani ovviamente hanno bisogno di supporto. E di fiducia, il mio supporto alla fiducia ci sta e quindi sono convinto che le loro qualità verranno fuori. Per quanto riguarda Franco, non è più un ragazzo giovane, ma quotidianamente e in ogni gara dimostra le sue qualità. Quindi, insomma, abbiamo già speso tantissime parole. Se volete, ne posso aggiungere qualcun'altra, però penso che le partite che disputi si commentino da sole.